Avevamo previsto il calcio di rigore a favore della Sena. Almeno quello, il calcio di rigore l'avevamo previsto bene, avevamo previsto che sarebbe stata una partita difficile, però visto come era andato il primo tempo sicuramente non mi sarei mai aspettata un finale così. Ci sono delle carenze, evidente, però ecco, chiudere l'ultima partita dell'anno in questo modo è un po' brutto. È brutto. Poi vedere anche comunque il malcontento di tutta la tifoseria, perché ovviamente nessuno di noi si aspettava questo, è brutto. Allora, hai visto la partita? Sì. Piaciuta? Sì. Com'è andata? Bene. Ma lui è il tifoso del Pescara, però. È il tifoso del Pescara. Del Pescara, o no? È vero? Sì, è venuto a Bolzano a vedere la partita. Ok. Una partita noiosa più che altro. Purtroppo è andata male. Com'è andata? Secondo tempo da film horror. Giallo va a casa subito, non è cosa sua proprio. Attaccanti inesistenti. Anche se iniziamo a vedere un po' di gioco, palla a terra finalmente, non i soliti lanci lunghi. Merito a Gregucci, ma c'è tanto da lavorare e da mandare a casa gli attaccanti, assolutamente. Peggio non poteva. Si vinceva. No, vabbè. Tecnicamente, atleticamente, gioco. Una gioca! No, devono cambiare. Fabiano ce ne deve andare. Fabiani a casa, è finita. È lui che ha rovinato. È l'unico responsabile, Fabiani. Malissimo, dobbiamo migliorare assolutamente. È venduta. È andata benissimo per loro. Il pendeligente qua è Lotito. Ma si vinceva? Sì, vinceva. Ma poi? Ah, oh, malissimo. Te l'ho detto pure l'altra volta. Questa squadra è scarsissima. Purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che ci passa il convegno. Mi dispiace, ma... Era in vantaggio. Sì, era in vantaggio, ma... Il problema qual è? È che la squadra è scarsa, Dani. Bene, troppo bene. Come mai perde? Perché non corre? È una vergogna. Ha perso perché noi non abbiamo una squadra, in realtà abbiamo 11 brocchi. Nera proprio, nera. Come mai ha perso? Ha perso perché non c'è gioco, il secondo tempo non ha giocato proprio, quindi è impossibile fare una squadra in questo modo, è indecente soltanto quello che stiamo assistendo. Il direttore è cambiato, ma la musica è sempre la stessa, siamo inguaiati. Non me ne parla. Com'è andata? Una schifezza. Intossicati, ci siamo intossicati. Vorrei passare alle... No comment. Non ne parliamo proprio. Come mai ha perso? Fin quando ci sarà Lotito sarà l'eterna mediocrità. Peggio non poteva andare. Come è andata? Cosa? Fabiano è l'unico che rimane sempre. Due allenatori all'anno cambiano. Ma quello ci sta sempre, quel personaggio lurido. Ecco Marei, tu mi hai chiesto, voglio dire le cose. Ne mi ha mandato un ingegnere e mi è arrivato uno scienziato. Io volevo fare un ringraziamento a uno solo, volevo fare a Fabiano. Sì, si sta tirando un sangue a quel. Un disastro. Vinceva però 2-0. Vinceva 2-0, sì, ma purtroppo, secondo me, non lo so perché si è sbagliato il cambio, perché però o si è fatto male, o perché secondo me al posto di Castia non doveva entrare. A centrocampo abbiamo messo la partita del secondo tempo. È una vergogna, è meglio fare la Serie D. La differenza la fanno gli allenatori in Serie B. Malissimo, non male, ma malissimo. Stava vincendo. Ma poi abbiamo giocato malissimo. Secondo tempo inguardabili. Che perché Farid, Schiavi e Castiglia. Te li prenderemo a Palermo i 3 punti. Non tanto bene, credo che alla fine ci vorrebbe un grande direttore sportivo a Salerno, perché la squadra è costruita male. Credo che la pecca della Salernitana sia proprio il centrocampo con Ditacchio, che non è un grande playmaker. Credo e spero che Lotito con Mezzaroma faccia una campagna acquista a gennaio, perché la squadra purtroppo è costruita male secondo me. Buon anno a tutti e forza Salernitana. Ha perso perché ha giocato peggio del Pescara. Pescara ha giocato meglio e ha vinto. Non niente da dire. Come mai ha perso, vinceva 2-0? E il centrocampo poi è venuto meno nel secondo tempo. Dopo l'uscita di Akpro la squadra non ha più reso e poi sono venuti i gol del Pescara. Sicuri, altro che Palermo, Verona e Pescara, andiamo noi in Serie A. Vedi che spettacolo che offriamo. Volevo una Colantuono, vuoi Fabiana a salire, non ci danci. Vuoi Fabiana, grande direttore sportivo. Vuoi Fabiana. Dopo Marotta, Fabiani. Salve.
E niente, il Pescara era superiore, si sapeva, ma noi comunque difettiamo a centrocampo, è lì che purtroppo non siamo all'altezza di fare delle belle partite. Come è uscito quell'acqua però non si è capito più niente, perché lui comunque ha giocato molto bene, era il migliore in campo. È a centrocampo che devono essere giocatori molto veloci e tecnici. Ma come mai ha perso? Il problema è che è una società indegna, con un direttore sportivo che dovrebbe vergognarsi. E la fortuna loro è soltanto una, che purtroppo Salerno non è più quella di 20 o di 30 anni fa, perché se fosse stata quella di 20 o 30 anni fa, da qui non sarebbero neanche usciti, perché vengono a giocare e a scherzare con il tifo e il sentimento. In realtà vinceva 2-0. Ma lascia stare il risultato, non contenta, è una questione di mentalità. Oggi siamo una società che è soltanto una squadra, questa qua. Mortificato, una tifoseria mortificata da una società che viene qua soltanto per fare plusvalenze e per fare altri scambi di mercato con società di Serie A. È una vergogna, sono fortunati perché Salerno non è più quella di 20 anni fa, altrimenti da qui non uscivano più. Mi fermo soltanto per fare gli auguri a tutti gli amici di Salerno di un buon anno e niente, tante cose belle a tutti. Non si può vedere questa schifa a Salerno, perché un pubblico di questa maniera non si può vedere una partita che si sta vincendo 2-0 e poi non lo so, non ho spiegazione. È andata come doveva andare, una schifezza, perché ci sono i limiti della squadra e anche i limiti oggettivi. Un primo tempo in cui la squadra si è proposta offensiva, come il pubblico chiede da parecchio tempo, ma ovviamente più vai avanti e più dietro sei debole. Giochiamo con Agapag, Bro che gioca di prima e Rossina che si smarca, perché gli altri non si smarcano, e vediamo un po' di gioco. Loro massacrano Agapag, Bro, l'arbitro glielo consente in un modo vergognoso, ma tanto questo si sa. Mi sono meravigliato che ci abbiano dato un rigore, perché il regolamento non scritto dice alla Salernitana il rigore non se ne danno, lo sappiamo. Il secondo tempo, ovviamente, si è fatto male Anderson, sostituisce Agapag, Bro, Rosina cala. Noi da 60 all'ora siamo andati a 20 all'ora, loro sono cresciuti. Io sul 2-1 ho scritto, sta partita è persa. Ma che diciamo che è persa? Noi abbiamo giocato il primo tempo bene, noi benissimo, bene. Il secondo tempo non l'ho capito proprio, sono andato proprio in villa. Non so, ci mancava proprio, se era una squadra che giocava a Santa Teresa era meglio ancora. Proprio non ho capito niente, ma poi non so se ha fatto male il centrocampista, mi chiama Ocotan, o se ha fatto male, che l'ha cambiato un mistero. Lo stesso per dire, al secondo tempo la squadra proprio è calata fisicamente, tutte cose. Non so nemmeno oggi com'è la situazione, sono così nervoso, così teso, non posso dire niente più, chi lo sa come c'è, chi lo sa come va a finire. Voglio fare i miei più cari auguri a Fabiani, che deve fare una buona...